Adesso vi offriremo subito un piccolo aperitivo e proseguiremo con quello. Abbiamo scelto un rosé normalissimo, un prosecco rosé Bortolomiol che si sposa secondo noi molto bene con i cicchetti per dare un po' più freschezza anche al palato, a tutto quanto. E faremo un tris, un piccolo tris di cicchetti. Ci sarà un vignet con una Gran Seula, un vignè di Gran Seula, a naturale, sì. Fatta proprio naturale, bollita da noi, su una crema di carote. E poi vi faremo un piccolo vignè con una sorpresa di una molecca. E ho visto, perché lo chef era un po' così, anche lui non sapeva cosa preparare, ho visto un gambero in tempura, che verrà forse servito con delle chips. Però vi lascio un attimino ancora così, perché la sorpresa, perché sono scappata prima che finissero. Siamo contenti anche perché insomma ci fa piacere avervi qua con voi e anche far parte del insomma. E comunque grazie anche a Signor Ranzato, perché è stato lui a prendere per i capelli Fabio e quasi a insistere nel fare la cosa, ecco. Quindi bene. No, grazie a voi di partecipare, no, queste sono cose belle per la città, secondo me, sì, molto belle. Vuoi raccontare in due parole la storia del locale? Ah beh, allora abbiamo già 22 anni circa, siamo qua da 22 anni, siamo nati come pasticceria a tutti gli effetti, perché comunque abbiamo anche un'altra pasticceria sottomarina, sì, e poi abbiamo iniziato anche facendo aperitivi, perché c'erano tanti aperitivi, poi ci siamo un po' stancati perché siamo cresciuti e abbiamo pensato di fare un po' di piccola ristorazione, oltre alla pasticceria che è la cosa più importante, ecco, per noi. E siamo stati contenti, abbiamo le nostre piccole soddisfazioni, non ci facciamo grossa pubblicità perché va bene così, è un passaparola, e adesso quindi ci muoviamo in queste due direzioni. Facciamo appunto la nostra pasticceria, un po' di piccola ristorazione e siamo così. Cicchetti però è da un po' che li facciamo. Li facevamo così fuori in maniera spicciola, e anche perché adesso comunque inizia il caldo, col prateatico, insomma, la gente preferisce stare fuori, giustamente. Possiamo ricordare quegli anni là, sì. Cos'era Riva Vera? Una roba meravigliosa, una cosa meravigliosa, la vita, ma la vita anche da quella parte là, certo. Non solo verso Vigo, diciamo, i negozi, le bancherelle, un sacco, cioè c'era la vita, dopo è morta, adesso un po' rinata, però ci vorrebbe ancora qualcosa di più, secondo me, sì. Vero? Certo, beh, sì. Hai fatto bene a ricordare queste cose. Sì, hai ricordato proprio là sopra, quindi era una cosa... C'era la vita, Riva Vena era la vita. Il cuore pulsante.